Vorresti la maglietta del tuo giocatore preferito? Oppure ne vorresti una con nome e numero a tua scelta? Passa dal link in descrizione, prezzi convenienti, personalizzazione completa e consegna veloce. E inoltre col codice GG94 hai il 10% di sconto. Venite in tanti. Andare dietro le tenebre, a noi ci va così. Salve a tutti amici youtubers e bentrovati dal vostro Gladiatore Giallorosso 94. Benvenuti in questo nuovissimo video di aggiornamento Fantacalcio. Un aggiornamento che, come di consueto, è diventato una merda, ma andiamo con calma. Andiamo prima di tutto a raccontarvi il nostro avversario, mio e di Alfreds. Come tutti ben saprete, abbiamo fatto una squadra insieme. Il nostro avversario di oggi era Papyrus con la sua Atletico Van Goof, che ormai è diventata storica. Papyrus ha deciso di schierare un 3-4-3 con Audero, Cacciatore, Silvestre e Albiol in difesa, Bonaventura, Luis Alberto, Fofana e Di Gaudio a centrocampo e davanti il tridente formato da Mandzukic, Belotti e Gervinho. Un tridente sicuramente molto importante. Invece la nostra squadra, il Los Pollos Gladiatores, è entrata in campo sempre con un modulo speculare, con Szczęsny in porta, Biraghi, Isai e Kolarov in difesa, Lulic, Khedira, Amsic e Nainggolan a centrocampo e davanti Pandev, Dzeko e il maledetto Kevin Lasagna. Non diciamo altro, voglio andare proprio velocemente raccontandovi i voti e spiegandovi ovviamente cosa ne penso io. Partiamo dal nostro avversario. In porta Audero gli ha preso un 6,5. La Samp ha vinto dominando contro il Frosinone per 5-0 e Audero si è comunque reso protagonista di alcune parate importanti. In generale la vittoria della Samp è stata molto semplice, quindi ci sta che il portiere abbia preso un voto positivo. Cacciatore non ha giocato con il Chievo e al suo posto è entrato Vitor Hugo della Fiorentina, che ha preso 6, perché nonostante la sconfitta in casa del Napoli la Fiorentina si è comportata abbastanza bene, quindi secondo me la sufficienza ci sta tutta. Silvestre dell'Empoli, voto 5,5, abbassato però di mezzo punto per l'ammonizione, voto 5. L'Empoli ha perso in casa contro la Lazio, non hanno fatto vedere grandi cose soprattutto a livello difensivo, quindi secondo me l'insufficienza è un voto che ci sta, non è molto grave, però l'ammonizione la rende piena a tutti gli effetti. Albiol del Napoli ieri non ha giocato, non so se per infortunio o per squalifica, ma al suo posto gli è entrato Colley della Sampdoria, che gli ha preso anche lui 6,5. Alla Samp sono andati tutti bene, quindi anche i difensori hanno preso un voto superiore alla sufficienza normale. Passiamo invece al centrocampo. Centrocampo che era il reparto che più mi preoccupava, soprattutto perché gli ultimi due dovevano giocare le ultime partite, però diciamo che per noi ovviamente è andata molto bene. Bonaventura voto 5, soprattutto per quel gol che si è divorato nel primo tempo, mi pare, però un gol, si è mangiato un gol clamoroso, e in generale Milan non ha fatto una prestazione così esaltante. Luis Alberto voto 5,5. La Lazio ha vinto, come ho appena detto, contro l'Empoli, però non convincendo particolarmente, come ha detto anche lo stesso Alfreds nella sua recensione. L'unica cosa positiva della partita sono stati i 3 punti, magari averceli noi sempre 3 punti giocando male, visti i tempi che corrono, però in generale molti giocatori importanti della Lazio hanno un po' deluso, come Immobile e appunto Luis Alberto, che non è andato oltre il 5,5. Fofana dell'Udinese, che ha pareggiato in casa col Torino 1-1, 6 meno l'ammonizione 5,5. Quindi diciamo che tutto il centrocampo, tranne l'ultimo che vi dirò adesso, è andato abbastanza male. Fofana ha fatto la sua onesta partita, però appunto l'ammonizione ci permette di avere un deficit ovviamente da parte sua di mezzo punto. Passiamo invece a Di Gaudio. Di Gaudio che ha vinto con il Parma in casa dell'Inter, che però ha preso un semplice 6, è uscito anche al 64esimo minuto, quindi prima che il Parma riuscisse a trovare il gol, quindi secondo me la sufficienza ci sta, perché diciamo che nella prima parte di gara il Parma non è che aveva fatto vedere grandi cose, soprattutto a livello offensivo, quindi nonostante la loro vittoria più di 6 non penso che si meritava, quindi è giusto che hanno dato questo voto. Passiamo invece al reparto offensivo. Mandzukic voto 5,5. Anche la Juve, pur vincendo abbastanza agevolmente con il Sassuolo, non ha convinto su tutti i punti di vista, più che altro perché poteva fare molti più gol e invece ha vinto soltanto per 2-1, per dire che se il Sassuolo avesse avuto un colpo di fortuna all'ultimo secondo poteva anche pareggiarla e sarebbe stato a dir poco clamoroso. Comunque Mandzukic, dopo un inizio sfavillante, è incappato nella sua prima insufficienza, che secondo me ci sta assolutamente, non è nulla di grave. Belotti voto 5,5. Belotti che ancora deve riuscire a trovare la sua giusta continuità in campo, e si vede infatti perché non è
A volte segna e fa bene, a volte non segna, prende insufficienze gravi. Diciamo che ancora deve trovare un equilibrio sulla sua stagione e diciamo in generale sulla sua carriera, che è iniziata benissimo, poi è un po' calata e adesso è un po' sul sali e scendi, ecco, diciamo così. Gervinho del Parma, voto 6. Gervinho che contro l'Inter si è lasciato andare ad alcuni sprazzi molto interessanti, però, come ho appena detto, sono stati sprazzi, non è stata una prestazione continua da parte sua. In alcuni momenti perdeva palla subito, in altri momenti metteva in difficoltà la difesa con strappi e dribbling ubriacanti. Quindi per me è la sufficienza giusta perché ha fatto appunto una prestazione anche lui di sali e scendi. Voto generale di Papyrus 63, un voto abbastanza negativo, diciamo, perché se tu non riesci a fare neanche un gol è negativo, ed infatti ha fatto 0 gol. Passiamo invece a noi, passiamo, perché la situazione purtroppo non è che migliora così tanto. Andiamo con calma. Szczęsny in porta a voto 6, meno 1, 5. Anche un'altra volta Szczęsny ha preso gol, nonostante fino agli ultimi minuti si era comportato abbastanza bene, però non gli hanno dato un voto superiore al 6, e quindi che ci sta, per carità, E quindi ci becchiamo un 5 in porta. E già qua con lui in porta che ha preso 6, con Audero suo che ha preso 6 e mezzo, c'è stato un po' un disillevamento. Biraghi, voto 6. Ha fatto la sua onesta partita come Vitor Hugo, diciamo, in casa del Napoli. Non ha portato assist o bonus importanti. E quindi, sotto questo punto di vista, visto che la Fiorentina ha appunto perso, mi sarei accontentato anche di un 6. Voto che appunto è arrivato. Isai, voto 5,5. Isai, penso che ho sbagliato a scommettere su di lui. Molti mi hanno detto, ma che le prendi a fare? Però ho detto, cavolo. Fino all'anno scorso aveva fatto bene, è comunque il titolare del Napoli, non è di una squadretta, cioè questo se fa, può darsi che fa qualcosa buono, però ho dimenticato che se tu prendi un giocatore medio di una squadra big, quando questa big non convince, è molto facile che quel giocatore prenda un brutto voto, perché ovviamente tutti si aspettano qualcosa di più, ed infatti mi ha preso ancora una volta 5,5. Non è lui però la delusione più grande del mio fantacalcio, perché Kolarov mi ha preso un 5 pieno. L'ho voluto prendere a tutti i costi le buste, ma finora si sta rivelando un flop clamoroso. Ci sta perché gioca tanto, gioca sempre, ha 34 anni, e tu questi giocatori li devi un po' preservare, cioè gli devi mettere delle riserve adeguate per farli appunto rifiatare quando sono stanchi. Invece Kolarov non ha praticamente riserve, perché Luca Pellegrini e Santoni non sono riserve all'altezza secondo me, e quindi è costretto a giocare sempre, a spomparsi ed infatti a fare prestazioni indecenti come quella contro il Chievo. Lulic a centrocampo, voto 6,5. Lulic che mi sta sorprendendo in positivo, che dopo il 7 pieno ottenuto contro il Frosinone, mi prende un altro voto positivo e mi conferma il suo ottimo stato di forma. Io ci ho puntato pochissimo, l'ho fatto solo perché me l'ha consigliato Alfred, infatti me l'hanno lasciato a 3. Però finora si può dire che tra tutti i giocatori è quello che mi sta stupendo in positivo, sul quale non puntavo, ma che invece sta facendo molto molto bene. Khedira, voto 5,5. Qua ho sbagliato perché avrei dovuto cambiarlo con Emre Can. Ho entrambi, però il primo Emre Can l'ho lasciato in panchina e Khedira l'ho lasciato di nuovo titolare. Dovevo capire che comunque Khedira non poteva mantenere sempre ritmi elevati come le prime partite, e quindi dovevo cambiarlo, però alla fine non ci ho pensato e Emre Can mi ha preso 7,5 ovviamente con l'assist, e invece Khedira 5,5. Errori che dovremo correggere. Amsic, voto 5,5. Qua invece parliamo di una vera e propria delusione. Purtroppo ora che ci penso ho sbagliato a prenderlo, perché Amsic fa sempre male all'inizio del campionato, poi si rialza però dopo. E prenderlo adesso per me è stato un po' un fallimento, perché comunque gioca dietro, non gioca molto davanti rispetto alle prime annate, e quindi non riesce mai a darmi bonus o altro. Esce sempre al 60esimo, quindi se troverò il modo di scambiarlo nel mercato invernale, penso proprio che lo farò. Nainggolan, voto 6. Dopo la soddisfazione del gol nella partita col Bologna, ci accontentiamo di una prestazione sufficiente. Tra tutti quelli dell'Inter, diciamo che è stato quello che ci ha provato di più, anche se ha sbagliato qualche pallone non da lui. Però la sufficienza nel complesso ci sta, perché non è stato certo lui l'artefice principale della sconfitta dei nerazzurri contro il Parma. Passiamo invece al reparto offensivo. Pandev, voto 6,5. Pandev che, come Lulic, è la sorpresa positiva di questo mercato. Ricordo che l'ho preso al posto di Ciofani per alternarlo insieme alla Padula, che però non giocherà mai. Pandev finora sta giocando sempre, sta facendo buone prestazioni, è il compagno ideale per Piontek perché gli serve palloni ed è, diciamo, il giocatore di esperienza che serve sempre per questo genere di giocatori, e quindi secondo me ho fatto bene ad acquistarlo. Se avessi preso Piontek sarebbe stata un'altra cosa, ma già quel tempo ricordo che è partito a molto, quindi mi sono dovuto accontentare. Dzeko, voto 6. Con l'assist voto 7, è un 7 un po' nascosto, ecco, perché la prestazione è stata tutto tranne che 7, però ha fatto un bell'assist per Cristante, questo bisogna sottolinearlo, quindi è giusto che abbia preso il plus di 1, secondo
così si può dire, e quindi 7 come voto generale. Lasagna, voto 5, e qua io veramente, se fossi qui Ale, lo prenderei a sberle tutto il giorno, perché mi ha consigliato, sto scherzo ovviamente, perché mi ha consigliato, prendi lasagna come compagno di Dzeko, prendi lasagna, prendi lasagna, prendi lasagna. 4 partite, ce ne fosse stata una sufficienza. Penso che il voto più alto 5,5, poi 4,5, 5,5, 5,5. Ma io sapevo che cazzo c'ha sto lasagna che dorme in piedi, dorme veramente. Cioè, non riesce a fare una prestazione positiva. Non so veramente cosa dire. Comunque, dopo tutti questi voti, vi faccio il riassunto del punteggio finale. 63,5. Quindi superiamo Papyrus di solo mezzo punto, ma come tutti ben saprete, il risultato è di 0-0. Quarto pareggio consecutivo, penultimi in classifica, se non ultimi, perché non so se Fred ha vinto, ma no, ve lo dico così. Che pena, che pena. Forse abbiamo fatto qualche errore nella formazione o nella squadra in generale, per carità, però forse dovevamo prendere qualche esterno di più a centrocampo, invece abbiamo preso molti mediani, centrocampisti normali, e ne paghiamo le conseguenze. Nella prossima penso proprio che terrò fuori Hamsik e Lasagna, per vedere se magari segneranno, perché sono sicuro che segneranno. Giocatevelo perché segneranno, perché noi li lasceremo fuori. Però urge qualche cambiamento, perché se no, andando avanti così, faremo 38 punti, e 38 punti in un campionato non so quanto possa essere positivo. Penso che sicuramente voi vi sarete fatti qualche calcolo. Comunque ragazzi, questo era il nuovo video aggiornamento del Fantacalcio, che purtroppo sta andando una merda, però che ci dobbiamo fare, tocca fare le scelte giuste, speriamo di farle nella prossima partita. Fatemi sapere con un bel mi piace se vi è piaciuto questo video e in generale cosa ne pensate della giornata appena trascorsa. Ci vediamo più tardi per il video sui 5 top e flop della quarta giornata di campionato. Un saluto e sempre e comunque, forza Roma! Ciao ragazzi!